Enjoy Side, il magazine dedicato alle eccellenze del Made in Italy e non solo. Protagonista di questa puntata, Vinitaly 2016. 50 anni di storia a fianco delle aziende vinicole, punto di riferimento del grande rinascimento del vino italiano e del suo sviluppo sui mercati internazionali. Quanto questa manifestazione supporta le aziende, quanto è importante per le aziende esserci? Ma per noi è fondamentale, rimane ancora oggi la manifestazione più importante, perché per i vini italiani Vinitaly è sempre stata il punto di riferimento, anche se ci sono delle distrazioni soprattutto provenienti dalla Germania, in particolare il Provine. Noi siamo contentissimi anche perché Verona è una città stupenda, è nel cuore di una zona vinicola anche se non è la nostra, è veramente molto molto interessante. Devo dire che quest'anno c'era meno gente, soprattutto la domenica, perché avendo raddoppiato quasi il biglietto d'ingresso hanno tenuto lontani i curiosi e ci hanno permesso di lavorare anche meglio, direi. Sulla qualità, sicuramente. Sì. Senti, vogliamo parlare della vendemmia del 2015 che promette grandi cose? Magari averne di vendemmie così. Purtroppo non capita spesso di avere vendemmie come il 2015. È vero anche che però, per fortuna, non capita spesso di avere vendemmie come il 2002, che fu una vendemmia abbastanza disastrosa per noi. La maggior parte delle vendemmie sono un po' una via di mezzo, nel senso che innanzitutto, se te sei un bravo viticoltore e gestisci bene i tuoi vigneti, sempre che tu faccia l'uva dai tuoi vigneti e che tu non compri uva o vino, come nel caso nostro, riesci ad avere delle qualità molto interessanti anche in vendemmie non così facili. Per il caso nostro il 2013 è stata una vendemmia eccezionale, però perché abbiamo ben gestito il vigneto. Altre vendemmie come il 2014, che è stata una vendemmia logicamente meno felice del 15, siamo riusciti comunque a mantenere la qualità dei nostri vini fascia media, magari riducendo le quantità o in alcuni casi anche non producendo i nostri top vini. Poi ci sono molte vendemmie in cui, avendo noi vigneti in zone diverse della Toscana, magari a Bolgheri, a Campo al Mare, riesce ad avere un'ottima vendemmia nella zona di Greve in Chianti, dove abbiamo Nozzolo e Cabreo, o a Montalcino alla Fuga meno, o viceversa. Il 2015 è stata un'annata in cui tutti i nostri vigneti di tutte le varie zone di Toscana hanno dato un risultato strepitoso, e non solo, ma anche sia i bianchi che i rossi, perché ci sono molte vendemmie in cui le uve bianche magari maturano meglio delle rosse o viceversa. Il 2015 è stata un'annata eccellente per tutte le zone e per tutti i tipi di vino. Quindi io dico, nel 2015 chi non è riuscito a fare una buona vendemmia in Toscana ci ha dovuto mettere impegno. Esatto. Beh, quello che ci racconti ci dice tanto, no? Ci dice che sicuramente la natura, soprattutto il clima, è una buona percentuale della riuscita, ma in realtà tutto il lavoro che c'è dietro a un'azienda vinicola, che è fatto poi dalle persone, è fondamentale. Certo, tutto in funzione del clima, perché se il clima non ti aiuta devi ricorrere a varie procedure tipo defogliazione, vendemmia verde, gestione della produzione, fatte proprio per combattere queste difficoltà date dal clima. E poi ci tengo a precisare che il punto critico, che è sempre della nostra vendemmia, è la prima fase della crescita fino alla fioritura e soprattutto il mese di settembre per le uve rosse, quindi il mese prima della maturazione, quando c'è l'ultima fase di maturazione. Perché? Perché in questa fase la buccia diventa più sottile, lo zucchero in percentuale aumenta dentro gli acini e quindi è molto facile che in una stagione come settembre, che spesso è piovosa, la pioggia e l'umidità causino poi il marciume e quindi la botrite, e l'uva si deteriora e la qualità del vino di conseguenza peggiora. Certo. Senti, che cosa stai facendo assaggiare quest'anno? Ho visto tantissimi buyer o comunque insomma interessati che arrivano sempre dagli Stati Uniti. Sì, però molti anche dall'Asia, anche se è vero che di recente gli asiatici e anche l'Est Europa tendono ad andare più volentieri al Provine, perché facendo quello fanno tutto. Però gli americani amano sempre venire al Vinitaly. Gli stranieri sono sempre molto interessati, per fortuna, però ci tengo a precisare che la nostra azienda, i nostri vini, noi abbiamo come mercato principale l'Italia, con tutte le sue difficoltà, anche perché l'Italia la gestiamo noi direttamente, noi vendiamo quasi esclusivamente nel canale Horeca, quindi gestiamo direttamente i nostri clienti tramite agenti, quindi abbiamo un portafoglio con più di 4.000 clienti, il che non è facile perché tutti vanno gestiti in modo individuale.
Senti, l'ultima domanda, che è una curiosità che abbiamo già, come dire, un po' affrontato un po' di tempo fa, sulla tua passione per i motori e per le auto. Già. Hai tempo in questo periodo di, così, di divertirti un po' con questa tua passione, o questo è un momento, insomma, molto impegnativo per te, quindi no? Diciamo che dal punto di vista viticolo, io poi sono di estrazione produttiva, cioè io nasco dalla produzione, ho studiato enologia e viticoltura, quindi non è un periodo particolarmente delicato come può essere il pre-vendemmia, però essendo io un po' l'ambasciatore di questa azienda, è un periodo in cui viaggio tanto, quindi purtroppo i motori rimangono un po' parcheggiati. Okay. Ahimè. Allora, grazie ancora Giovanni, e come sempre, insomma, grazie, un'azienda pronta, sempre attenta a tutto, anche insomma alle tendenze delle manifestazioni, e quindi brindiamo a questi anche 50 anni del Vinitaly, che è così importante per l'azienda Tenute Folonari. Grazie.